Nella 26esima giornata di Serie A team i nerazzurri sono ospiti della capolista allo stadio Diego Armando Maradona, va in scena Napoli-Atalanta. La prima occasione dopo 6 minuti è per il Napoli che recupera palla con Politano 1-2 con Zinischi, sinistro del numero 21, risponde presente Musso che devia in angolo. Al 27esimo si accende per la prima volta Kvaratskhelia che dribbla Mele e Toloi, si invola sulla linea di fondo Musso, anche questa volta mura la conclusione del numero 77. Il portiere tarantino protagonista anche al minuto numero 41, prima devia il tiro cross di Osimhen, poi a seguito di una palla sanguinosa persa da Mele dice di no alla conclusione di Politano e infine blocca ancora una volta il tentativo di Osimhen che però si trovava in posizione irregolare. Le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-0, nella ripresa si fa vedere ancora il Napoli con un tentativo spettacolare di Osimhen sul cross di Politano, rovesciata del nigeriano, pallone centrale, blocca Musso. Al 59esimo il Napoli trova il gol del vantaggio, pallone recuperato da Anguissa e allargato da Osimhen per Kvaratskhelia che decide di fare tutto da solo, mette a sedere la difesa atalantina, infila la palla sotto la traversa, gran gol per l'1-0 del Napoli. L'Atalanta prova a rispondere al 73esimo con il neo entrato Muriel, grande accelerata dell'attaccante colombiano che si infila nell'area di rigore del Napoli, Gollini attento sul primo palo e mette in angolo. Passano solamente 4 minuti però e il Napoli trova il gol del raddoppio con Rahmani, colpo di testa nell'angolino del numero 13 e 2-0. L'Atalanta ci prova comunque fino alla fine all'83esimo, Zapata riceve palla da Zappacosta, salta due giocatori del Napoli, allarga per Ruggeri, si fa trovare però ancora pronto Pierluigi Gollini a murare la conclusione dell'esterno nerazzurro. Nulla da fare per l'Atalanta che esce sconfitta per 2-0 dal Diego Armando Maradona.